Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio 5.9 con il nostro radiogiornale. Tragedia in Viale Molza a Modena. Neonato di origini ghanesi è morto dopo un malore. Il bambino era avvolto in un pareo usato come fascia portabebè. Ad averlo in carico ieri mattina era proprio la mamma. Ora il corpo del minore potrebbe essere messo a disposizione della medicina legale del policlinico. È stato arrestato per estorsione il 56enne abitué del cinema Luci Rosse di Viale Tassoni, che in almeno due occasioni è riuscito a farsi consegnare ingenti somme di denaro. L'uomo infatti ha ricattato due anziani, clienti del cinema, affermando: se non mi dai soldi, dico alla tua famiglia che guardi film porno. Il comune di Carpi quest'anno stanzierà 1.400.000 euro per la manutenzione delle strade, piste ciclabili, parchi e alberi lungo i viali urbani. I progetti sono stati già approvati e i cantieri dovrebbero partire a metà giugno per concludersi a metà novembre. Uno degli interventi più significativi riguarderà la messa in sicurezza di via Griduzza, spesso teatro di gravissimi incidenti a causa dell'asfalto degradato. Domenica mattina a Novi è stato arrestato un 42enne con le accuse di violenza sessuale, rapina, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Pare che il trentenne abbia violentato la sua ex fidanzata per motivi di gelosia. Novità in Appennino: partirà in estate infatti la sperimentazione che prevede l'estensione dell'elisoccorso anche nelle ore notturne. Ha espresso soddisfazione anche il sindaco di Pavullo, Luciano Biocchini. Ringrazio la Regione, è un servizio fondamentale per tutto il Frignano. L'auspicio è che dopo la sperimentazione il servizio diventi definitivo. Per oggi è tutto, passiamo alla linea alla redazione sportiva. Passiamo allo sport. Sassuolo sarebbe ad un passo la definizione della cessione dell'attaccante Gregoire De Frella alla Roma. Accordo sarebbe stato trovato sulla base di un conguaglio in denaro di 18 milioni di euro più il cartellino del difensore della Primavera Riccardo Marchizza. Perfezionata tale cessione, il DG Guido Angelozzi darà l'assaldo a tre pallini del tecnico Eusebio Di Francesco. Si tratta di Felipe Venati, Cesar Falletti e Manuel Lazzari. Passiamo al Carpi. Andrea Catellani è un nuovo giocatore della Virtus Entella. Il calciatore lascia il Carpi dopo una mezza stagione di scarso utilizzo, condita nonostante ciò da reti tanto belle quanto importanti. Contatti serrati proseguono con Krylia Sovetov al fine di perfezionare il ritorno di Jerry Mbakogu. Tramontate definitivamente le piste che portano ad Alessio Vite e Cristian Galano del Vicenza, continua il dialogo serrato col Trapani con lo scopo di perfezionare lo scambio fra Nicola Citro e Lamin Jawo. Passiamo al Modena, canarini ancora attivi per rafforzare l'attacco. Il DS Pavarese sarebbe ad un passo dal perfezionare l'arrivo del centravanti Stefano Del Sante dalla Juve Stabia. In uscita il terzino Luca Calapai è entrato nel mirino della Ternana. Concludiamo col Mantova. Dopo la cessione del pacchetto azionario agli imprenditori De Santis e Folgori, la società virgiliana ha annunciato anche il nuovo DS. Si tratta di Elio Signorelli, fra i fautori principali delle fortune del Livorno di Aldo Spinelli. Per l'informazione è tutto, la linea torna a Radio 5.9.